Quella piaga devastante che verrà prima dell'avvertimento. Come curarla? Rivelazione del diacono John Martinez. Rivelazione del veggente diacono John Martinez. Come sarà questa peste? Chi ne soffrirà? Come potranno le persone curarsi? Il libro dell'Apocalisse della Bibbia descrive che alla fine dei tempi una serie di piaghe cadrà sulla terra nel mezzo di una grande tribolazione. Tribolazione in cui avverrà la purificazione della terra da gran parte che l'uomo ha compiuto di male in questo pianeta. Dopodiché si parla di una terra purificata, una terra in pace, e con più grandi grazie, maggiori rispetto a quelle di prima, un vero e proprio paradiso terrestre. Recentemente questo veggente, John Martinez, ha ricevuto un messaggio da Dio Padre che gli ha rivelato come cadrà questa grande piaga che verrà prima dell'avvertimento e che aumenterà anche dopo l'avvertimento. Piaga che causerà uno scompiglio fisico ed emotivo nelle persone. Ma come sarà questa malattia? Quali saranno i suoi sintomi? Ma perché Dio avrebbe permesso questa piaga in questo momento così? Perché Dio permetterebbe questa piaga in questo momento così cruciale? Chi saranno? Quali saranno le persone più colpite? E come possiamo sapere noi se siamo a rischio di questa piaga? Esiste per noi un modo per sfuggire a questa grave piaga, a questa grave piaga? Il periodo conosciuto come la grande tribolazione sarà un periodo in cui la santa ira di Dio si manifesterà sulla terra a causa del rifiuto da parte dell'umanità, rifiuto dell'amore di Dio e della sua misericordia. L'obiettivo non è una semplice punizione, ma l'obiettivo è purificare la terra, perdonare all'umanità quel periodo di pace e di grazie celesti tanto agognate dall'umanità. Ma tutto questo è espresso nel libro dell'Apocalisse della Bibbia. Il capitolo 13 menziona appunto che il periodo più difficile della tribolazione sarà proprio durante il dominio dell'Anticristo. L'Anticristo governerà la terra per un periodo di 3 anni e mezzo, dove i seguaci di Cristo saranno appunto perseguitati, martirizzati, e ci sarà a causa di questo una grande apostasia. Ma l'influenza e la preparazione al male si vedranno molto tempo prima, e durante appunto questa tribolazione ci saranno una serie di piaghe che colpiranno tutta la terra. Nell'Apocalisse ciò avviene in sequenza attraverso l'apertura dei cosiddetti 7 sigilli, delle 7 trombe e delle 7 coppe dell'ira di Dio. Questo è espresso nella Bibbia nei capitoli dell'Apocalisse 6, 8 e 16. Quasi nessun prete ne parla nelle sue omelie, non sappiamo il perché. E questo causa appunto quel risultato nefasto che la maggioranza dei fedeli crede che si tratti di una invenzione o di un misero tentativo di spaventare la gente. E questo genera una terribile disinformazione che renderà i cristiani facili prede dell'anticristo e del falso profeta. Fra queste tribolazioni che vengono menzionate nella Bibbia, ci sono piaghe, malattie e terribili fenomeni naturali. Nostro Signore e la Beata Vergine Maria rivelarono a Maria Julia Jaheny rimedi naturali e soprannaturali da utilizzare contro queste calamità.
Maria Julia Jaigny è una delle mistiche più famose del nostro tempo e visse in Francia tra il 1850 e il 1941 e predisse con precisione un gran numero di eventi storici. Ad esempio, le venne detto che durante i tre giorni dell'oscurità sarebbero state accese solo le candele benedette, e una di queste candele basterà per ogni casa per tre giorni. Ma non saranno accese nelle case dei malvagi e dei blasfemi, i quali resteranno al buio. Gli furono dettate preghiere da recitare di fronte a grandi calamità e pestilenze durante i disturbi della natura e delle grandi tempeste che si sarebbero verificate. E le venne anche rivelato l'uso dei sacramentali e delle piante varie contro le malattie che verranno. Ma le malattie che sarebbero sopraggiunte e la loro cura non furono rivelate soltanto a Maria Julia. Il 4 aprile del 2024 il diacono americano John Martinez è stato informato di una malattia che è chiamata l'afflizione della misericordia, pensate. Una malattia che colpirà tutta l'umanità. Ed è stato informato anche della sua cura. Quale sarà questa malattia chiamata afflizione della misericordia? L'umanità sperimenterà i propri peccati sotto forma di questa malattia che sembrerà incurabile. Nessuno sarà al sicuro dalla sua minaccia. Scienziati, medici e commentatori non troveranno alcuna cura per l'afflizione della misericordia. Non può essere spiegata questa malattia perché è una malattia soprannaturale. Ma nella rivelazione che John Martinez udì, cioè questa, non esisterà alcuna cura per eliminarlo. Sono io, il vostro Padre Dio Onnipotente, che darò all'umanità questa ulteriore opportunità di convertirsi prima dell'avvertimento, perché questa piaga inizierà prima dell'avvertimento e accelererà dopo l'avvertimento. Ricordiamo che l'avvertimento è illuminazione delle coscienze che ogni essere umano riceverà, dove sarà informato che Dio esiste, vedrà i suoi peccati così come li vede Dio e sarà chiamato a convertirsi, l'ultima possibilità. E dopo l'avvertimento arriverà il momento peggiore della persecuzione. Ma come sarà questa malattia? La misericordia dell'afflizione inizierà con una piccola eruzione cutanea che si svilupperà in grandi forugoli. Molti vedranno la loro pelle rompersi e i loro corpi inizieranno a decomporsi e a marcire, avvertendo quell'odore simile alle carcasse degli animali morti. L'odore sarà così orribile che le persone si nasconderanno e l'aria diventerà così orribile che l'aria diventerà così insopportabile da respirare. E molti si chiederanno: ma perché proprio a me questa malattia? Ed è stato riferito al veggente diacono questo deve accadere affinché i miei figli possano vivere un tempo di morte eterna. Faccio questo per evitare che diffondano il male di Lucifero e distruggano la mia creazione. Molti abbracceranno la dannazione eterna all'inferno e mi malediranno per questa afflizione. Ciò metterà in ginocchio l'umanità, che cercherà risposte, ma si rifiuterà di ascoltare la verità. La sua sofferenza sarà insopportabile. L'umanità assaggerà la sofferenza
e la morte eterna. Ma secondo quanto ho spiegato a John Martinez, non attaccherà tutti allo stesso modo. Infatti viene detto al veggente: molti di coloro che commettono le atrocità che avvengono nel mio mondo saranno quelli che saranno più colpiti, saranno quelli che soffriranno molto di più. Coloro che incoraggiano la nascita di bambini non ancora nati, il traffico di bambini, coloro che cercano il potere sugli altri e molti altri atti malvagi. I seguaci di Satana saranno i primi ad essere infettati e il caos regnerà in tutto il mondo. Molti si faranno prendere dal panico e si immalediranno a vicenda. Confusione e distruzione saranno ovunque, poiché l'odio e il peccato dell'inferno copriranno la terra. E l'intenzione gli fu detta: l'uomo non troverà un rimedio al mio atto di misericordia in cui gli do la possibilità di scegliere. Questo deve accadere per permettere ai miei figli di scegliere tra mio figlio Gesù Cristo e Lucifero. Devono decidere chi seguire. Non posso più permettere che gli uomini si distruggano a vicenda mentre il male infligge odio, avidità, potere e distruzioni alla mia Chiesa. Ma ci sarà una cura per questa malattia? La risposta che il veggente Martinez sentì fu questa: sì, la cura ci sarà. Sono io, il tuo Dio, il Padre Onnipotente. Sono io che guarirò i malati. L'unica cura è la conversione del cuore verso di me. Coloro che cambieranno le loro abitudini peccaminose saranno guariti immediatamente, ma devono pentirsi sinceramente e onestamente di tutti i loro peccati e devono allontanarsi dal male. E non crediate di poter ingannare il Padre, perché il Padre conosce la sincerità e il nostro cuore. Ma alcuni saranno salvati da questa afflizione della misericordia? E la risposta è stata: sì, i miei santi terreni che hanno osservato i miei comandamenti, che pregano sempre e che cercano il mio volto. Coloro che hanno ascoltato gli avvertimenti e i messaggi dati dalla Beata Vergine e hanno cambiato le loro abitudini peccaminose saranno salvati, e coloro che hanno posto nei loro cuori e coloro che hanno posto il Signore Dio Padre nei loro cuori, come hanno fatto i santi di Dio sulla terra, devono tendere la mano a coloro che si sono perduti e li devono aiutare nella loro conversione. Coloro che aiutano i miei figli bisognosi, che danno da mangiare ai poveri e che vivono le beatitudini saranno salvati, non saranno colpiti da questa afflizione. Così, dopo aver ricevuto il messaggio dell'imminente malattia, la moglie del veggente si rivolse a lui e gli chiese se sentiva un cattivo odore che fosse entrato in casa. E John Martinez la prese come una conferma che era stato Dio Padre a parlargli di questa piaga imminente. Bene, questo è il messaggio di Dio Padre, messaggio che parla di questa piaga soprannaturale che verrà prima dell'avvertimento e che purtroppo aumenterà in seguito. Tutto questo è stato rivelato al diacono John Martinez recentemente, nell'aprile del 2024. Sia lode e gloria a te, Signore Dio Padre Onnipotente, liberaci dal male nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen, amen, amen.